non dicono nulla di vero, nulla, neanche le previsioni del tempo sono capaci. Le gara sono. Toglietegli il pane, la terra sotto i piedi. Non paghiamo le tasse! Lasciate cazzo senza scampe che gli vengano le vesciche! E fa... ci incoraggiamo! Con questa picchiata qua il mese di settembre 13.000 euro di IVA ha raccolto con me! 13.000 euro di IVA! Sì. Secondare degli occhi di questo tipo, ma qual è il pro? Cosa ce ne viene in tasca? Cos'è la legalità? Cos'è la legalità? Cos'è la legalità? Ditemi voi qual è il concetto di legalità nel 2021. La linea labile è labile, la legalità e la spostano loro, sempre solo loro. Caos di macchine, casini vari, liti ogni altro momento, tu sì, tu no, tu sì, tu no, ma chi sono io, Noè? Non sono un cazzo di nessuno, ma sempre meglio di quelle troie! Bravo! E dopo domani vi devo rivedere, e dopo domani ancora vi devo rivedere. Ma non è possibile, signori! Non è possibile! Non c'è una prospettiva! Quando un uomo è senza prospettiva, è meglio che si suicidi! La prospettiva sul domani! Io ve l'ho detto! Vi ho dato un consiglio! Siamo qua per discuterne! Non è che devo parlare solo io! Ci deve essere una soluzione e di sicuro non è la loro soluzione! Io credo nei tamponi, ma credo anche nella capacità di ognuno di voi di tamponarsi in un cazzo di cesso di casa sua e di isolarsi se è positivo! Devo dire assunzione di responsabilità! Giusto! E non ci vogliono responsabili! Perché sennò che cazzo di gregge saremmo? Fantastico. Ecco sì, qua, sì, sì, i nomi, i cognomi, alla faccia della privacy. Grande, grande. Grande, grande. E sappiate anche che cosa dice il presidente di Federfarma, dottor Cosso. Il quale giovedì ha mandato una mail sull'organo ufficiale di Federfarma, dove dice le farmacie tengono, reggono anzi, chiedo scusa, reggono cosa stronzo? Io Cossolo non ti reggo, sei un coglione, a che prezzo reggono? Sacrificando i malati della farmacia? Hai ragione, hai ragione. Quando la menzogna è il verbo, la menzogna è il verbo. Nel 2021 la menzogna è il verbo. Grande, grande. Non possiamo stare qua passivi. Questo è un attaggiamento passivo, non è un attaggiamento umano. Stiamo tutti a casa. È un atteggiamento passivo. Gente che viene qua con la sua partita IVA, lavora da solo in ufficio, terrorizzato, e deve fare il green pass a se stesso e poi controllarselo. Cioè, signori, siamo alla follia delle menti. Siamo alla follia delle menti. Ma dove cazzo vogliamo andare, ragazzi? Dobbiamo superare la paura. Quella che per due anni. Mi assento per 10 minuti per fare il farmacista.
giorno voglio che abbiate partorito un'idea. Perché le idee muovono il mondo e questa roba qua lo ferma. Alla faccia di Mattarella, che ci fa sentire responsabili anche del fatto che non facciamo correre l'economia come lui vuole.